contatti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Un esercito di persone desideroso di vivere a colori almeno per qualche ora è quello che ieri pomeriggio, domenica 24 settembre, ha invaso le soleggiate vie di Voghera per festeggiare i 50 anni della parrocchia San Pietro, opera d'Onorione. Circa 400 le iscrizioni ottenute, un numero record per gli eventi dell'oratorio di Via Emilia, che ha permesso di raccogliere circa 2.000 euro che verranno presto devoluti al piccolo Cottolengo di Tortona, opera di San Luigi Orione. Un successo che ha visto protagoniste anche numerose attività della zona. Oltre 40 tra negozi e piccoli commercianti di Voghera, Casteggio e Tortona hanno sostenuto l'iniziativa tramite sponsorizzazioni ed offerte. Un'enorme soddisfazione, con queste parole la parrocchia d'Onorione commenta il successo di un'iniziativa senza precedenti. Saremo felici, tra gli altri eventi, annuncia lo staff dell'oratorio, di ripetere questa occasione, cercando di inserire novità e miglioramenti. Il successo di Colorandoci rappresenta un grande orgoglio per chi ha collaborato e in particolare per gli animatori, che hanno creduto in questa iniziativa organizzandola con cura, creatività ed entusiasmo. Durante l'evento sono stati premiati diversi gruppi, tra cui quello della Palestra Futura per essere stato il più numeroso. Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.